ci dirà dello Sferisterio, presentati i dati, il consuntivo della stagione 2011, cosa dicono i numeri, quantifichiamo la perdita di cui si è molto parlato, che stagione è stata? Ma direi che il risultato è assolutamente lusinghiero, perché a fronte, come dire, delle nefaste previsioni che molti senza alcun dato oggettivo avevano prospettato, la stagione del 2011 in termini di conto economico si chiude con una perdita minima di 75.000 euro circa, e dentro i 75.000 euro ci stanno alcuni fatti importanti. Intanto il fatto che c'è stata una serata non del Rigoletto che non si è potuta allestire a causa della pioggia, che già in prevendita aveva incassato circa 83.000 euro, e dentro questo dato ci sta anche lo sponsor Gas de Suez, che purtroppo ha abbandonato la propria avventura ad aprile quando era nel previsionale, e quindi non abbiamo potuto far conto sui 170.000 euro che erano previsti nel bilancio di previsione. Il risultato è, come dire, straordinario, perché il conteggio di 75.000 euro è all'ordo anche degli ammortamenti di circa 250.000 euro e degli oneri finanziari di circa 125.000 euro. Cosicché il dato, come dire, della gestione, cosiddetto risultato operativo lordo, cioè la gestione tipica di questa stagione, è addirittura superiore ai 250.000 euro per quanto riguarda il risultato positivo. Purtroppo 15 giorni di notizie sui giornali a tutta pagina con risultati di gestione drammatici ovviamente offuscano la credibilità. Oggi invece abbiamo conferma che questo non è così, e che anzi ci si deve incoraggiare per andare avanti.